Ciao a tutti, come state? Spero tutto bene. Oggi siamo qua perché voglio mostrarvi 24 prodotti di Balea. Io tutto questo l'ho trovato nel calendario dell'avvento, ma ci tengo a mostrarvelo perché sono veramente delle chicchine. Chicchine perché sono piccoline, perché sono in formato appunto mini size. Avete gli ultimi regali da fare, ultimi pensierini, avete un compleanno, non siete riusciti a pensare. Entrate al DM, andate nel reparto Balea e potete veramente fare grandi cose. Quindi vi voglio mostrare queste cose, sia perché magari tra di voi ci sono persone che non conoscono Balea oppure non si fidano, oppure appunto hanno in mente un pensierino ma non sanno cosa prendere. Insomma, per darvi tantissimi spunti, voglio farvi vedere tutto ciò che ho trovato. Ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di lasciarmi un like, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Tanto come vi ricordo sempre, per voi è tutto gratuito, ma a me serve per sostenere il canale. Allora, innanzitutto voglio farvi vedere questo prodottino che andrò a regalare, tengo da parte e regalerò perché io non uso questi prodotti, ovvero un guantino che voi appunto andate ad inserire e questo vi aiuta a togliere il trucco. Perché non utilizzo questi prodotti? Perché ogni volta che vi struccate poi dovete andarlo a lavare, quindi poi fondamentalmente di questi ce ne vogliono veramente 31, perché così ogni giorno ne avete uno e avete tempo di lavare. Però diciamo che il pensiero che sta dietro questo aggeggino è ottimo, ovvero che questi guantini, poi ci sono tantissimi strofinacci, pad, e quant'altro sono stati fatti proprio per ridurre il discorso dell'usa e getta, quindi per ridurre l'inquinamento. Però, ripeto, a me non è un prodotto che torna a utilizzare. Altro prodotto è questo guantino, questo qua mi ricordo che l'ho trovato nella casalinga del 24 perché era la più grande. E poi, come voi aprivate la casellina, c'era una frase per ogni giorno. L'unica cosa che non ho capito è perché alcune fossero in inglese e altre in tedesco, però non mi sono messa a tradurle, quindi ho letto solamente quelle in inglese. Questo guantino, ora posso fare delle ipotesi perché qua dietro è tutto scritto in tedesco e quindi non vi saprei dire con esattezza cosa sia. L'unica cosa che mi viene in mente è quella di andarlo a mettere in frigo, così che una volta divenuto freddo, voi lo andate appunto a mettere sul viso, come ci sono tanti patchiocchi, proprio per andare a dare un effetto di freschezza alla pelle, al vostro viso. Quindi io lo proverò in questo modo. Se invece voi sapete cosa sia questo, scrivetemelo qua sotto. Poi ho trovato questo peeling da mettere sotto la doccia. Ci sono arrivata appunto perché Duschals, penso sia doccia, e peeling è appunto scrub. Quindi questo qui è uno scrub corpo da utilizzare appunto sotto la doccia. Io non amo anche qua fare scrub corpo, mettermi creme, no, però nel senso io in doccia ho uno scrub e quando ho voglia me lo faccio, molto semplicemente, quindi questo. Poi una maschera per il viso, quindi super 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 apprezzata. Eccola qua, in tessuto. Sì, in tessuto. Ok, è da tenere su 10-15 minuti. Ecco qua. Poi questo prodottino qua, che anche questo non so se tenere o se regalare. È tenerissimo perché è un pupazzino di neve tutto bianco, profuma tantissimo,
Non vi saprei dire di cosa, ma profuma tantissimo. Questo qui non è altro che un burro corpo, vale a dire che è come se fosse una crema corpo sotto forma di saponetta. Sta andando tantissimo in questo periodo. Sono contenta di averla trovato perché, a dire la verità, mi stuzzica questa idea. Quindi io la metto lì nella mia Alex, vediamo se la utilizzo. Se vedo che tra, non lo so, un mese ancora lì non l'ho ancora utilizzata, la vado a regalare. Poi, altro prodottino che ho trovato è questa saponetta per le mani alla vaniglia. Questa qui ovviamente apprezzatissima. Appena finisco quella che ho in bagno, vado a rimpiazzarla con questa. Poi troviamo un spray igienizzante per le mani. Questa qui l'ho già provato perché ero super curiosa. Vi faccio vedere lo spruzzo. Profuma, non è un odore che a me piace, però profuma, non, si assorbe subito, non vi lascia le mani appiccicose, cosa fondamentale per me. Secondo me come regalino è veramente super carino perché poi è rosa, insomma, anche diciamo il pack, no? Con tutti questi fiorellini, l'alberello, il fiocco, veramente, veramente delizioso. Questo qua, quando finisco quello con borsetta, va dritto lì. Poi, altro prodottino che vi voglio far vedere, non vi nascondo che per capire cosa fossero alcuni prodotti l'ho dovuto mettere sul traduttore di Google e tradurlo perché appunto in tedesco su alcune cose ho fatto il linguistico, non ho fatto tedesco, però ci posso arrivare, su altre no. Questo qui è una crema mani. Piccolina, piccolina da tenere in borsa, super carina secondo me anche come dovete fare un pensierino all'ultimo, spray igienizzante e cremina mani, secondo me è toppe, toppe, non toppe, toppe, veramente, veramente carina. Poi questo qui è un bagno schiuma, ok, mi sono ricordata bene, un bagno schiuma. Profuma di menta, mamma mia, tanto tanto forte vi arriva il cervello. Questi qui sono 50 ml, quindi questo qui da mettere nella trusta da viaggio è veramente veramente ottimo. Poi anche qua un altro bagno doccia. Però non ho molto capito, nel senso che non è un bagno doccia, ma è un aroma doccia. Quindi non so se è un prodotto, anche qua è tanto mentolato, però sa anche di caramella, buono, un aroma. Quindi qui devo mettermi a tradurre tutto questo per capire se appunto una volta che vi siete lavate, voi vi andate a mettere questo, diciamo, profumo corpo, aroma, profumo corpo. O se ha un'altra destinazione, non lo so, però sicuramente lo voglio tradurre perché mi incuriosisce molto. Poi ho trovato una crema doccia, quindi anche questa devo capire se, oddio, dalla consistenza penso, vedete? Aspetta. È sotto forma gelatinosa, quindi anche questa penso che sia un bagnoschiuma. Come questo? Penso proprio di sì, però anche qua devo tradurre. E guardate anche questo trio di regalini. Cioè, due, fate conto, due bagno doccia e poi questo profumo post doccia. Poi i pack sono veramente, veramente deliziosi. E poi ripeto, per chi viaggia tanto, sono regali ottimi. Poi volevo farvi vedere questo altro combo, sempre da regalare insieme, ovvero no, anche questa, un'altra crema doccia. Buono, buonissimo. Quindi sicuramente Balea vuole che ci laviamo perché ecco qua.
Però sicuramente questi qui, ripeto, da portare in viaggio, fantastici, perché pensate che quando siamo stati in Trentino, di solito hotel, bed and breakfast, appartamenti, come aprite il bagno, vi danno saponetta, prodotti per lavare i capelli e il corpo. Invece nell'appartamento dove siamo stati in Trentino, niente. Infatti poi quando siamo andati a Trento ci siamo dovuti fermare in un supermercato a comprare appunto un bagno doccia, perché non ce n'era. Però l'altra combo, aiuto, non la trovo. Vabbè. No, uno di questi è un balsamo però, Scusate un attimo, ma uno di questi no, però io avevo trovato anche un balsamo, vabbè. Dicevo, perché ho trovato lo shampoo, eccolo qui. Questo qui è lo shampoo. Anche questo profuma veramente tanto. E vi dicevo, shampoo e balsamo da fare un regalino, però non lo trovo, vabbè. Poi altro prodottino che ho trovato è questa maschera per capelli. Quindi, per esempio, un altro pensierino può essere appunto shampoo e maschera capelli. Poi ho trovato una body lotion, quindi una crema corpo con vaniglia e latte. Profuma veramente, veramente tanto. Ecco qua. È freschissima, quindi vi lascio anche la pelle. Oh, arriva su un profumo che non potete immaginare, si assorbe subito. Veramente, i prodotti di Balea provateli perché sono strepitosi. Poi altro prodottino, uno shampoo studiato per, questo qui l'ho letto, per l'inverno, per proteggere appunto i capelli dal freddo. Ecco qua. Quindi vi faccio un trio, ovvero shampoo per l'inverno e maschera per capelli. Poi peschiamo, ecco, questo dovrò tradurlo perché non me lo ricordo. Anche qua, Wintersplung, non so cosa sia, qua dietro l'inglese non c'è scritto. No, comunque questo. Poi questa qui è una crema, la vitamina E, per le mani, se non ricordo male. Ecco qua. Poi un'altra maschera, viso. Poi questo qui è un gel 2 in 1 per rimuovere il trucco e per pulire la pelle. Io questo qui non lo utilizzerò come struccante, ma semplicemente come un gel detergente per il viso, appunto per lavarsi il viso la mattina e la sera. Ecco qua. Poi altro prodottino, questa crema mani che è anche protezione 15, quindi io penso che questo qui la possiate utilizzare anche per il viso. Poi altro prodottino è questo burro corpo al rosmarino e bergamotto. Sono curiosa. Buonissimo. Ecco qua. Poi ultimi due prodottini. Ho trovato fantastico questo burro di cacao e anche il facilitatore. Ecco qua. E poi come ultimo prodottino ho trovato questa crema notte con Q10 Omega da mettere appunto sul viso durante la notte. Veramente, veramente piccolina, sono 5 ml, so cute. Veramente, veramente carina, quel pack mi piace tanto. E nulla, questi erano tutti i prodotti che ho trovato, ce ne sono appunto 24. Spero di avervi dato qualche idea, ripeto, per gli ultimi regalini, per gli ultimi pensierini. Spero soprattutto di avervi tenuto compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!